La pagina economica e produttiva con l'allarme di Confcommercio rispetto al problema della contraffazione, un danno per le attività commerciali. La denuncia viene oggi sia dall'assemblea che si è tenuta a Roma, sia dall'incontro di Milano a cui noi eravamo presenti. Ilaria Tettamanti. Tutto quello che sto per dirvi è falso, è questo il titolo della rappresentazione teatrale scelta per testimoniare, anche attraverso questa espressione artistica, i danni provocati dalla contraffazione e dall'abusivismo. Nella sola Lombardia l'illegalità ha un costo di 3 miliardi di euro l'anno, mettendo a rischio 10.000 imprese lombarde e 35.000 posti di lavoro, secondo i dati diffusi in occasione della giornata di mobilitazione per la legalità indetta dalla Confcommercio a livello nazionale. Guardi, questa giornata di oggi intende, compatibilmente con la visibilità che potrà avere la pièce di questa sera che è aperta al pubblico, incominciare a costituire un germe di comunicazione di quello che volevamo dire, di cosa la contraffazione determini. E questo è un aspetto. L'altro aspetto era quello di riunire gli organismi, gli enti, le forze cittadine, provinciali e regionali in un tavolo permanente che consenta di svolgere delle attività sinergiche che fino ad ora non hanno avuto la continuità che l'argomento merita. Siamo convinti che la legalità piaccia e la legalità è una necessità. Se vogliamo che le nostre aziende, in un momento in cui le nostre imprese, le nostre aziende, in un momento in cui già la crisi le sta mordendo, se vogliamo che si riprendano, non possiamo che sottoscrivere un piano di legalità. Quello che è importante è che oggi sia stato ottenuto a livello nazionale e rilanciato a livello locale di comitati che con dei tavoli permanenti seguono questo aspetto. Mi sono permesso di arrivare a dire che deve essere risolto addirittura a livello mondiale, nell'imporre delle regole a ogni tipo di transazione, in particolare a quelle del web. È un problema che forse non viene percepito, ma attiene alla salute del cittadino, perché quando il cittadino va in un mercato illegale e compra alimenti che, bene che gli vada, sono scaduti, ecco, o addirittura contengono sostanze non consentite. Prima il vicepresidente Borghi ha detto che la responsabilità è un po' a tutti i livelli, ma quindi anche del consumatore che magari compra contraffatto per spendere meno? Il consumatore in questa fase evidentemente accentua l'acquisto contraffatto perché è in crisi e diciamo che non rinuncia a comprare un prodotto di marca perché magari se lo poteva permettere prima. Questo è sicuramente un aspetto che acuisce questo tema. Non mi sento di buttare tutta la croce addosso al consumatore, nel senso che non certo perché non si debba rinunciare a un bene marchiato, si dovrebbe assolutamente pensare di fare questo. Qualche volta il consumatore però non è informato. Recentemente mi sono trovato davanti a una bancarella di coltelli. No, io non ho gli strumenti per dire se quei coltelli fossero o non fossero contraffatti, quindi mi immagino il consumatore che qualche volta abbia delle difficoltà. È per questo che noi abbiamo pensato di promuovere la cultura, del prodotto, promuovere la conoscenza del prodotto contraffatto. Anche gli studiosi, secondo me, parto da lì, ha delle grandi responsabilità. Quando quegli imprenditori del tessile chiedevano anni e anni fa, prima dell'oblio, la recessione città dei dazi non c'era stata. Paradosso, lo sapete che la Cina prevede l'applicazione del Made in nei prodotti che importa? Secondo responsabile, istituzione anch'essa, l'Unione Europea, non c'è una legislazione europea, non c'è mai stato neanche un tentativo di un'informale legislazione su questo tema, non c'è un coordinamento su questo tema, eppure non è mica un tema italiano. E su questo, come sul fenomeno della migrazione, l'Europa secondo me è distante e assente. Medellino, come stiamo parlando di Medellino, 25 anni che l'Italia, che si cerca di far capire che noi abbiamo qualcosa da difendere, però è 25 anni che si discute di questa roba, facoltativo o non facoltativo, e siamo ancora lontani, quindi non so quanti aiuti verranno da qui, forse non siamo capaci di imporci. Ancora, le amministrazioni locali, sono mi date la buona volontà e dall'attività anche, parlo della mia città, della città di Milano, però se stasera voi prendete la metropolitana e andate in un mezzanino, trovate sicuramente, anche stasera, sicuramente, trovate chi vende prodotti contraffatti.